Buongiorno, ma sta un po' su neve. Buongiorno, buongiorno. Cosa ti segna te? A me è 5 e 7. 9. 9? Che cazzo. 8. Facciamo una media, dai. Sono 6, 7 gradi. 8. Siamo sulla ciclabile per... Minchia, sì. Direzione Brunico, però qua a Chienes adesso giriamo. Chienes, sì. Quando? No, Chienes. Chienes. Chienes è dove c'è la pasticceria. Ah sì, è vero. Ma neanche Vandoyes allora. San Sigismondo. Esatto. Che è a metà. Oh, sai che non mi ricordo. San Sigismondo, sì. E facciamo la il giro delle farfalle. Ti porta a vedere la sua farfallina oggi. Oggi giro per adesso tranquillo. Dopo vediamo come, ma siccome Franco qua è, mi sta per morire perché non c'ha fisico, minchia, basta ti prendi una bronchite. E allora adesso facciamo tutta, abbiamo fatto tutta ciclabile fino qua e poi iniziamo a salire, beh la salita è su asfalto, dopo quando siamo sopra ci vedremo. Oh yeah. Ecco, tra un po' inizia il rampone. È su strada asfaltata purtroppo, però. Adesso siamo al ritorno, 20, 26 km, 25. Sai che forse, adesso che penso, mi sa che hai ragione, perché poi quella volta parlavamo del panificio che c'è lì al Rive Center, sai che parlavamo del pane. Ah, eccolo qua, sentiero. Qua usciamo in un prato, mi sembra. Uscivamo in un pratone. Boh. Ah. Eccolo qua. Ah sì, avevamo visto i caprioli giù in fondo al prato, erano. È vero? Ah. Ostia, ah non l'ho neanche visto. Mi avevi coperto la visuale. Lascio più indietro, un po' più indietro, sennò ancora un po' mi impunto. Ah, che bello! Qui si vede ancora meglio.
Dimmi che... Dove l'hai vista? Ma amore o... Cazzo! Ah! Che si va su in cortina mi sa che lo dico la troppo qui davanti. Perché sono passati di qua? Non aveva capito, no, ma tutto il viaggio atteso, carinone, no, poi quando ho iniziato a fare la difesa, che non ho potuto andare, dopo partì effettivamente la continuità. 1050 c'ha anche il campanello incorporato. Ah sì, lo sento, l'ho letto. Salita completata. Questa non me la ricordo. Sì, questi steli qua me li ricordo, però... Mica funghi, sono solo funghi qua. Sono porco cane, guarda che roba. Adesso sono usciti i porcini. Non ce n'erano per tutta l'estate e adesso... Poi ieri mio cognato ha finito di mangiare parte, torna a casa disperato e non è trovato niente uno. Ma ripeto, qualche roba. Che aveva la... Poi viene dati un bel po', poi la suocera me ne ha dati tre, poi l'ho portato a casa, l'ho portato a mia mamma, ho fatto contento lei. Ah ecco, e qua sotto c'è la casa, sì, qua mi ricordo. Ah sì, questa? Questa era quella che tagliava. E possiamo fare questa? Perché qua mi segna il giro della strada e qua ci porta direttamente giù. Boh. Andiamo a vederci il castello di Raubschloss. Questo dobbiamo farlo salire dopo. Qui c'era il ponte elevatoio. Ma non da prenderlo
Eh, sei già dentro al castello. Adesso tu ti aspettavi un castello a 7 piani? Castello, una stanza? Guarda che grande, qui c'era la camera da letto. Mica, hanno avuto il coraggio di chiamarlo castello anche. E qua sei su più piani. Una foto che... No, no, beh, sì, adesso perché è tutto in rovina. Perché hai cambiato? Porco cane, che salita! Ah! Beh, se l'hai fatta a te la devo fare anch'io! Ma dove... Dai, forse... eccolo! Forse oggi ti do il brevetto, dai. No! Puttascola! Poia! Bella, anche visto come l'ha fatto, che tu lo giri da una parte italiana all'altra tedesca. Intorno al 1200... Bello per la caccia. Ah, ecco. Apparteneva al signore di Scenec. Allora era proprio davvero piccolo apposta per... Secondo la leggenda del castello erano cavalieri selvaggi. Minchia. Che trovavano i passanti della valle. Una volta massacrarono alcune persone di Rio Fusseria. E per questo? Forse il castello era distrutto da un forte temporale. Ancora oggi nelle notti di tempesta si sentono le urla dei fantasmi. Quando un giorno un contadino di Tarento cerca un tesoro nelle rovine, parte improvvisamente. Un cane infuocata. Cazzo. Perché devo dire che... No, ma... Bene, adesso... Ecco, cambio programma, andiamo a scoprire questa discesa. Ma di sicuro non muori... Ah, sei senza acqua? Va bene, che... Pensi anche, tornando al discorso dei fiumi, già solo i tipi diversi di brise che ci sono. Ah sì, anche quello. E poi quando gli stacchi la testa diventano subito neri. Anche i fimperi. Tra il pimperlo, la pimperla, il sanguinaccio. Sì, sì, per uno che non li conosce è un attimo che... O che li lascia lì o che... Perché per esempio le pimperle le conosce... poca gente le conoscono, Quando parli di pimperle tutti dicono, ma pimperli? No, no, ho detto... Guarda, eccoci. Ecco. Il 19 ci porta su a Tarento. Il 4A. Qua sì? No, no. Il 4A. Vediamo che... Ah sì? Cazzo, ho spento il motore invece che accenderlo. Oh.
Qua penso che non ce la facciamo a salire. Ma sono col quel sasso per la fine del cambio. Fermo. Ha rotto il comando, ha rotto il display. Sì, vedi, è cascata per terra. Oh. Cotto. Questo è bello. Ah sì. Allora il 4A ritorna su e qua il 4. E adesso dimmi te, se tu mi metti la strada delle farfalle, arrivi qua, ti viene da andare giù, perché... Sì, ma solo per il colore del... del cartello. Boh. E perché, tra virgolette, dici, ma sono venuto da Sigismondo. Ma ti ricordi che già te l'avevo detto anche l'altra volta? Che vedevi solo appena appena sul guardare, sì, il simbolo della farfalla. La cosa bella dell'altra è che ci sono dei punti che sono superati. Sì. Giusti, siamo giusti. Questo è il prato... Ah no, mi sembrava il prato dove eravamo... Eh no, è più in alto. Un po' di fango. Sentire le farfalle giù. Ecco qua, stiamo arrivando in valle.
Cosa? Gli alberi giù. Ah, le rondini sono ancora qua, eh? Pensavo fossero già andate via. Questo è Chienes, no, San Sigismondo, mica ce l'ho con questo Chienes, eh. Sì, sì. Sì. Questa è la Valpusteria. Andiamo su? No, andiamo di là. No, fare un paio di foto alla cascata. Va bene. Tanto che già che siamo qua. Ah, che bella. Aspetta, metti sulla bici e fai la bici di cosa? No, scusa. Bello, bello. Cascatella. Cascatella di Vandoie. È piena, eh? Oh! Così però perdi un punto e mezzo per il brevetto, eh? Non ci si ferma così. Siamo andati su l'acqua. Ma guarda quanta acqua. Ok. Porco cane. Lui e la sua terrazza panoramica. Meno male che era corta da spingere su. E tutto per venire a vedere questa terrazza panoramica. Cioè, io ho faticato per questo terrazzino qua, che è più grande quello di casa mia. Ero sotto e da sotto vedevo già tutto, eh. No, no, no. Porco cane. Guarda. Jimmy. Torna. Io e te. Io e te, guarda. Spingiamo lo stesso perché... Qui faccio la pipì. Non so.
Se ritorniamo verso San Sigismondo per prendere poi una... Lasciamo le cascate e torniamo indietro. Questa l'abbiamo fatta solo in discesa. Perché di là? È segnato qua. Dici che porta uguale? Perché i cartelli sono tutti qua. Oh? Sì, sì, adesso lo vedo qua. Sì, sì, no, no, quello sì. Però sto... Guarda, se non fosse rosa... E così oggi abbiamo fatto il sentiero delle farfalle e il sentiero delle fate. Oh oh oh. Questo è uno che ha mangiato troppo. Sentiero delle fate. Thank you.
Allora. Cosa? Sembrava freddo. Penso che qua giri attorno e va su. Soffocati. E poi? La pioggia qua. Eccolo. Ah, questo non sono mai riuscito a farlo. Devi stare più indietro, sennò perdi il brevettino. Hai bucato? Mica. Te la sei tirata proprio? No, perché ho proprio sentito, sai? Sì, sì, il toc. Toc! No, no, ce l'hai su. Beh, se è una pizzicata, dubito che anche l'apice riesca a chiuderlo. È un conto, è una spina, un chiodo, è una pizzicata. Qua, allora, ancora no, il brevetto niente ancora. Non devi pizzicare. Ma già il fatto che hai toccato con la... Io non lascio brevetti così.
Ostia madosca! Porca! Ma che cazzo è successo qua? Non ho ancora tagliato. Allora qua siamo giù verso Novacella, per cui siamo quasi arrivati, manca 3-4 km all'arrivo. 52, sì, arriviamo a 56 circa di chilometri, 56, 1100 di dislivello. Dislivello è poco, infatti oggi era una giornata così, all'insegna del divertimento. Un bel giretto, mi ho fatto il sentiero delle farfalle, il sentiero delle fate, insomma. Ah, forse qua. Ho già tagliato. Adesso qui c'è la risalita, mi prenderò tanti quegli schiaffi. Dov'è qua? Eccola qua. Pronti? Fai con gli schiaffi. Ah no, 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 che sono secche, meno male. Ah, ecco qua, ci rientro ciclabile, ma penso che mi fermo a lavare la bici perché è in condizioni pietose. Bon, giro finito, giro tranquillo, di puro divertimento. Alla prossima!